Buongiorno a tutti, eccomi qui per questo pomeriggio e per dedicarvi un canto dalla voce del cuore. E credo che diventerà un appuntamento nuovo e settimanale. Condividere con chi ha voglia di lasciarsi cantare, ma allo stesso tempo di cantare insieme a me. Oggi ho scelto di cantarvi un arcangelo, di dare voce a quest'arcangelo, che non so ancora chi sia, e per farlo mi aiuterò le carte. Ora invito chiunque sia all'ascolto a chiudere gli occhi, a fare un bel respiro profondo e ad ascoltare il proprio respiro. E portare questo respiro al cuore. Ed è il cuore che respira. E magari è un cuore stanco, un cuore appesantito, un cuore affaticato, un cuore triste. Un cuore arrabbiato, un cuore che sembra sfiduciato, un cuore preso da altri pensieri e respiriamo in questo cuore. E andiamo a richiamare alla nostra attenzione un'immagine. Una sensazione di gratitudine, uno sguardo per cui siamo grati, un sorriso di qualcuno per cui siamo grati, il nostro respiro per cui siamo grati, il nostro cuore, la nostra vita, essere qui dove sono adesso, in questo momento, e fare l'esperienza. E andiamo ad espandere questa gratitudine, non solo nel nostro cuore, ma in tutto il nostro essere. Un grazie, perché siamo tutti connessi. Un grazie, perché siamo amore. E si tratta di ricordarselo, di stare nell'amore del proprio cuore, nella vibrazione del cuore, che ci fa sentire che non ci sono paure, non ci sono timori, non c'è tempo, non c'è spazio né luogo, c'è l'essere nella vibrazione dell'amore. Che non ha forma e ha tutte le forme. È ovunque da nessuna parte. E ogni volta che incontrate lo sguardo di qualcuno, ed ora potete farvi una domanda, mentalmente, nel cuore, più che nella testa. Potete scrivervela poi, oppure no, e farla all'arcangelo che risponderà. E mentre pensate, io mischio il mazzo di carte. Chi mi conosce sa che sono un'appassionata di carte, di applicazioni con mazzi di carte di ogni genere e ogni tipo.
e non si sbagliano mai le carte, anche quando alle volte ci sembra di non comprendere il loro messaggio. E col cuore aperto, con un cuore di luce di cristallo che illumina tutto il nostro corpo, andiamo a pescare l'arcangelo Ariel. C'è così tanto di cui essere grati. Successo economico e prospettive di pensionamento. Vita familiare ricca e appagante. Queste sono le parole delle carte, della carta. Che caso. Parla di gratitudine. Ed ora lascio che Ariel possa esprimere e donare a tutti noi il suo messaggio attraverso il mio canto, il nostro canto. E se qualcuno che sta ascoltando decidesse di cantare a sua volta, è benvenuto ed è la benvenuta.
non sei mai solo, non sei mai sola. Sentilo profondamente dentro te stessa, dentro te stesso. Respiralo e ricorda quanto sei amato, quanto sei amata e soprattutto quanto puoi amare. Grazie Aria e grazie a te che sei in ascolto e ti auguro una meravigliosa continuazione di giornata. E a presto, da Anna Chiara Farneti e dalla mia voce del cuore. Un abbraccio veramente di cuore e grazie.